Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Wall-E. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova serie. Allora, ho visto il film, ci è piaciuto davvero un sacco. Avevo anche la versione PS3 di questo gioco, ma come vi ho già accennato, purtroppo la mia PS3 attualmente è morta. E quindi mi sono deciso di portare la versione PS2, visto che le possedevo entrambe. Creiamo il nostro profilo, ecco fatto. Scegliere il formato, direi widescreen. Abbiamo il gioco, le opzioni, i bonus, i trucchi. Vediamo come si mettono i trucchi. Ah, si acquistano oppure si inseriscono manualmente, d'accordo. Intergalactic, soap bubbles, quindi bolle di sapone, jukebox, incre jukebox, quindi aumenta il jukebox, backpack, quindi lo zaino, skateboarder, quindi ti fa fare gli skate, e heavy weapon, aumenterà il danno delle armi, il che vuol dire ci sono armi. Wall-E in teoria non ne usa, ma Eve usa il raggio laser, quindi. E il codice segreto, secondo me si trovano in giro per il livello, chissà, chissà. E infine minigiochi. Abbiamo testa a testa e campionato. Testa a testa mi sa tanto di corsa, campionato non ne ho idea. Invertire la visuale, vediamo, perché come vi dico sempre dipende da gioco a gioco. Abbassiamo un pelino la musica e aumentiamo un pelino gli effetti sonori. Direi che non abbiamo nient'altro da guardare, possiamo iniziare la partita. Ok, il gioco è a livelli, perfetto, messa a punto BNL di 7-28 livelli, madonna mia, tanta roba. Alcuni livelli mi sembrano più corti degli altri, perché in alcuni livelli ci sono... C'è Rexley di Toy Story, ci sono degli oggetti da trovare, mentre in altri ce n'è solo uno. Scopriamolo a tempo debito. Iniziamo con la messa a punto. Messa a punto BNL. Mi chiedo se segua la storia, però già che vedo questo mi sembra che sia sbagliato. No, forse è il passato questo. Quando loro stavano ancora per partire, può essere? Attenzione, prego. Tutti i Wall-E Bot sono pregati di presentarsi subito per una verifica di routine. Tutti i Wall-E Bot devono andare subito in una stazione di verifica BNL. Beh, scarafaggio. Best personaggio del gioco. Wall-E. Attento, 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 attento. Eccolo. Poverino. Ah, ma c'aveva anche una famiglia, guarda. Ah, lui è il piccolino. Quello è il piccolo, gli altri... L'altro era il grande. Oddio, ha che qualità. Verifica by and large. Ah. Fase 1. Ok. Quindi devo trovare gli oggetti e portarli lì. Caricamento. Messa a punto BNL, fase 1. Raccogli le cariche di energia blu per aprire la porta di sicurezza BNL. Muovi la levetta analogica, grazie. Direzione Wall-E, sposta visuale con la levetta a destra. Verifica raccolta BNL. Wow, ma che front flip, grande. Altro? Allora, con questo faccio la scivolata. Con triangolo, non lo so, con questo facciamo la visuale. No. No, con questo faccio partire la musica, ok? Con questo non lo so. Con questo non lo so. E con questo facciamo la visuale, d'accordo. Posso romperlo? No, ok, va bene. Grazie delle celle di energia. E niente, per il momento non penso ci siano segreti. Tieni. Apri. Bravo. Verifica by and large. Fase 2. Schiaccia rifiuti. Dio mio. Prendi la cosa rossa. No, sono sempre blu, ok. Fase 2, va la pila di spazzatura per generare un cubo di spazzatura. Una volta che avrà il cubo, Wall-E riminerà automaticamente un bersaglio più vicino di fronte a lui. Premi quadrato per lanciare il cubo. Preparati alla verifica creazione cubi. Crea cubi e lanciali alle casse. Ma DNA. Quindi lo crea in auto... Ah sì, lo crea in automatico proprio. Beccatelo. Cioè, proprio una volta che si avvicina a lui, lo crea, utile. Vai. Scusa, mi posso prenderlo? Scansione. No, perché va avanti in automatico. Fase 3. Ok, fammi indovinare, premi cerchio, esatto. La forma di scatola è scivolare sotto gli Preparati ostacoli. Alla verifica forma scatola.
cambia in forma scatola per passare sotto gli ostacoli. Facile, bellina sta strozzata. Bello però i tutorial così, cioè alla fine stanno contestualizzando un tutorial come prova per capire se sei funzionante. Questo ha senso. Bellino così, così mi piace. Quindi fammi indovinare, premi cerchio quando si avvicina un oggetto. Fai assumere warm la frascata, caricare le casse della BNL. Non dimenticare di premere le cariche di energia blu, grazie. E se vado di qua? Non posso? Sono... ok. Non ho un salto così potente. No, di qua. Perfetto, grazie. E allora passiamo. Bello così contestualizzare un tutorial. E con X saltiamo, vero? Messa a punto, fase 5, arriva al bordo e premi X continuando a muoverti in avanti. Ma se lo faccio da fermo? Ok, salta, ma in... sul posto. Perfetto. Ah, se ci sono le piattaforme lui fa un salto più lungo. Ma che bello, ma che bravo. Ma... cos'è la modalità skateboard? Messa a punto fase 6, posa le rampe semplici e a U per raggiungere una piattaforma più alta. Per uscire in cima alle rampe, premi X una volta raggiunta la sommità. Cioè quindi, scusami, se non lo faccio fa... oh, grande! Prende velocità, ma che figata! Cioè, aumenta il momento! Perfetto, buono da sapere. Adesso infatti mi dirà quello che ho appena preso, esatto. Devi prendere il momento e piano piano iniziare ad andare di velocità. Muoviti in avanti e indietro sulle rampe per guadagnare la velocità. Più avanti, più vai veloce, più in alto puoi arrivare. Usa questa tecnica per raggiungere le casse BNL sulla piattaforma superiore per superare la prova. Grande. Ah, quindi questa è proprio una vasca. Perfetto. Eccoci qua, quindi... no, di qua. La prima. Allora. Ecco qua. Perfetto. Attenzione. Ok, meno male che sono riuscito a prenderlo prima di cadere. Carina sta roba. Cioè, per un gioco PS2 è praticamente un altro gioco skateboard di Wall-E. Come se non esistessero altri giochi di skateboard della Disney, che tra l'altro ce l'ho. Solo che non posso portarlo perché ci sono troppe musiche col copyright. Messa a punto fase 8. Precipitati giù dalla discesa per raggiungere la massima velocità. Segui le tracce sulla rampa per eseguire un pipe transfer e passare dall'altra parte con un lungo salto. Il simbolo punto esclamativo in basso a destra dello schermo deve essere acceso. Sta attento al rallentare prima di essere arrivato. Attenzione, ok. Stai per completare la non ho preso velocità io però. Segui un pipe transfer per saltare oltre il vuoto. Va bene. Alla fine ce l'ho fatta anche senza prendere la velocità necessaria. Oh, ma... Wall-E c'ha un laser, davvero? Premi triangolo per usare il laser di Wall-E per distruggere le casse delle BNL rosse. Per riempire l'indicatore del laser ti serviranno le apposite cariche rosse disponibili nei distributori. Premi quadrato di fronte a S per caricarti. Ok, me le dai? Abbiamo tre loghi BNL, premi X per fermare il rullo. Ma... cioè devo... vabbè. Hai via libera. Ok, cioè devo pure giocare alle slot per avere i potenziamenti, vabbè. Ma scusi, ma se prendo quelle bianche? Ah, devo per forza prendere quelle rosse, va bene, cavolata. Ah, ma sono anche diversi. Non avevo visto che ce n'erano due rossi diversi, d'accordo. Le casse BNL contengono diversi tipi di cariche. Quelle gialle reintegreranno l'energia, mentre le rosse riempiranno l'indicatore della carica del laser. Grazie. Ah, perfetto. E questo cos'è? Una pianta? Vediamo. Messa a punto fase 10, entra nel raggio solare per... ah, è la ricarica della vita. Ma che figata, guarda che ha tirato fuori i pannellini. Ma che bello, grande Wall-E. Fase 11. Madonna, cosa ha fatto? Ah, ha distrutto... usa tutte le tue abilità per distruggere le casse BNL e raggiungere la successiva stazione di verifica. Ma scusami, ma le casse rosse? Io non posso distruggerle... no? Ok, va bene. Buono da sapersi. Sono carico, però, per sicurezza... dammene ancora uno. Fallo, però. Facciamo giocare
D'azzardo pure i bambini. Hai via libera. Dammele. Grazie. Perfetto. Carica massima. Ecco fatto. Wow, che difficoltà, boia. Grande. Questo? Ok, usa il coso per fare la catapulta. Ah no, non è una catapulta, è un passaggio. Messa a punto fase 12. Per far scendere la piattaforma lanciando un cubo di spazzatura contro l'insegna BNL posta sul lato della gru. Usa la levetta analogica sinistra per mirare. Quando il reticolo della mira diventa rosso, premi quadrato per lanciare il cubo. Ok, prendilo. Dove devi andare. Ah, perfetto, posso farlo anche mirando. Ah, ma... ok, aspetta. Ancora uno. Bravo. Guarda, per sicurezza, prendilo. Si sa mai. Si sa mai che possa essere. No, non gli serve. Tutti i controlli by and large. Bello, bello il tutorial così, mi è piaciuto. Attenzione, prego. Tutti i uomini bot sono pregati di cercare subito riparo. Ripeto, tutti i uomini bot. Oh no, la tempesta di sabbia. Scappa, Wally, scappa. Dio mio, vai sulla rampa. Ah, ma mi stai dicendo che hanno contestualizzata così la morte degli altri Wally? Si sono scaricati perché lui si è salvato dentro la nave e gli altri no? Ah no, ok. No. Siamo solo in testa. Ha solo Dio mio, ma che mostro! Ha tagliato la strada per salvarsi lui e gli altri chi se ne frega. Grande. Rispetto per Wally. Beh, dai, punti bonus, capitolo 100 punti. Vale sezione trucchi bonus per utilizzare i punti bonus. Minigioco sbloccato, testa a testa, corsa di Wally è ora disponibile. Ovviamente qua non c'erano oggetti da trovare. Tempesta di sabbia. 700 anni dopo, mamma mia. È un nuovo giorno per Wally. È il momento di andare a lavoro. Ma ti immagini lavorare per 700 anni facendo sempre la stessa roba? Dio mio. Cioè, Wally è l'essere con più costanza che io abbia mai visto nella mia vita. Cioè, 700 anni lo stesso lavoro. Mamma mia. Ecco qua. Che poi effettivamente si vedeva che prima era nuovo, adesso effettivamente è un po' da sistemare, eh. Che bellino che è. Sì, certo. Ah no, ok. Se lo stavo dicendo, sono apparsi all'improvviso. No, è lui che li ha fatti apparire. Devo scappare. Sta arrivando una tempesta di sabbia. Devo fuggire. Quindi? Ah, oddio, no. Livello... Oddio, devo distruggere le casse. No, ti prego. No, i livelli... di corsa con anche gli oggetti da distruggere. No, hai appena perso punti. Dio mio, io purtroppo ste cose le odio. Ma no, in realtà è carino, dai, è carino il gioco, almeno certo, per quel poco che sto vedendo fino ad ora è bello, è fatto veramente bene. Oh no, le casse. No, Wally, dove stai andando? Wally! Morto. Ma dite che ogni morte devi rifartelo... Ok, no, c'è un punto di salvataggio ogni tot. Perfetto. Vabbè, a questo giro ne è saltato uno. Tanto, sappiatelo, questi livelli qua salteremo sicuramente... No! Un sacco di oggetti, purtroppo. Preso, bravo. Ecco fa. Ah, ma non devo puntarli per forza. Basta anche che tengo premuto. Una cavolata, allora. Però, arrivati. Mi spiace solo non averle distrutte tutte. Mi spiace solo non essere riuscito a distruggerle tutte. Mamma mia, la tensione. Wally è un film fantastico. Senza neanche mezza parola riesce a sentire la tensione salire grazie a sto robottino del cazzo.